museo dei sassofoni e non solo, perché tutto quello che ruota intorno alla storia, alla costruzione di questo strumento musicale è illustrato qui. Il luogo del tubo misterioso dove ha trovato casa, come dire, lo scibile sassofonistico, quindi non solo lo strumento musicale ma anche fotografie vintage, giocattoli d'epoca, documenti, accessori e tutto quanto racconta appunto la storia di questo oggetto così fascinoso e così particolare, questa icona multiforme del Novecento che è il sassofono. Diplomato al conservatorio, quindi naturalmente è un musicista, quindi la passione ce l'ha da tempo. Però lei mi raccontava che quando è andato in viaggio di nozze, in realtà ha cambiato il viaggio di nozze ed è tornato con un container di sassofoni. Siamo andati alla ricerca di questi strumenti e dagli Stati Uniti sono tornato io, mia moglie e un container con oltre 250 strumenti. Da lì è partito tutto. Quanti strumenti musicali più o meno ci sono qui e quanti anni ci ha messo per collezionarli? Gli strumenti musicali che io ho acquistato e collezionato nel corso della mia vita sono oltre 12.000. La collezione adesso è costituita da circa 600 strumenti musicali, dei quali 350 sono esposti e poco più di 200 sono nel magazzino. Mentre poi ci sono 2.000 fotografie, circa 500 giocattoli e così via, in tutto 10.000 oggetti. Chi viene qui trova tutto estremamente contestualizzato, raccontato, e quindi il valore in più rispetto a tante altre realtà che possono essere simili è quello di entrare nella storia di ogni singolo strumento. Lei nel suo curriculum ha anche tante collaborazioni con i film famosissimi dove sono stati utilizzati i vari sassofoni, quindi parliamo appunto della leggenda del pianista sull'oceano, parliamo anche delle gang di New York, il talento di Mr. Ripley. Ci racconti un po' qualche aneddoto sulle sue collaborazioni in questi film? Beh, sono cose di qualche anno fa, ma sono cose insomma che comunque mi hanno segnato. Tornatore è un regista eccezionale, di una meticolosità, di una ricerca veramente estremamente minuziosa, non soltanto gli strumenti, ma addirittura gli strumenti che potessero rappresentare momenti diversi della storia, quindi ha voluto delle Con 22B, un modello particolare di tromba, con un astuccio pressoché nuovo, un astuccio molto usato, molto, molto antico. The Gangs of New York, girata a Cinecittà con Martin Scorsese, ha voluto addirittura degli strumenti di Adol Sax, gli strumenti insomma, più rari e più particolari ai quali ero molto legato, quindi è stata anche molto sofferta questa concessione, insomma, è una cosa veramente che mi ha riempito di orgoglio, ma comunque mi ha permesso di entrare in un mondo che mi ha formato e mi ha ancora più indirizzato in quella strada che poi mi ha portato al collezionismo vero e proprio.